ancora un blitz a Campo di Marta, pochi passi dal centro storico aretino. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Polfer hanno infatti passato all'Azzetaccio la zona, una zona negli ultimi tempi al centro di episodi di spaccio, microcriminalità e degrado. 50 le persone controllate dagli agenti nel corso del controllo straordinario, due sono finite nei guai, un cittadino nigeriano è stato denunciato per la mancata osservanza del foglio di via, mentre un altro è stato accompagnato in questura per alcune verifiche sul permesso di soggiorno. Non ci sono stati invece sequestri di sostanze stupefacenti. In questi ultimi tempi c'è stata veramente più presenza da parte della Polizia di Stato. E noi abitiamo proprio qui e lo vediamo. Questa è una zona molto particolare. Perché? In questa farmacia succede di tutto la notte. Nella zona qua dietro, nel giardino qua dietro, è veramente un problema. Di spaccio, di criminalità, di prostituzione, di tutto quanto. Gli agenti poi si sono spostati in altre due zone del quartiere di Saione, in via Nazario Sauro e in via Isonzo. Io dico che è una qualità di vita che questa non è giusta per la gente normale, perché io sto qui sola. In tutta questa gente hanno smesso tutti il lavoro, gente italiana, hanno smesso per una cosa o per l'altro perché non ce la fai, oppure che loro sovrappongono a noi, ti mettono un negozio vicino qui di frutta e verdura, quell'altro di là. Ci vuole la regolamentazione come c'era 35 anni fa.